Buonasera, benvenuti a Studio Aperto. Partiamo anche oggi con i dati di giornata. Rimangono alti i numeri dei nuovi positivi, più di 18.000, rimane alto anche il numero dei decessi, 414, preoccupa molto l'esecutivo la possibile terza ondata. E poi arriva anche l'appello della Fondazione Gimbe, le misure messe in atto ancora ad oggi non sembrano dare i frutti sperati. Il sistema delle regioni a colori ha prodotto degli effetti moderati e in parte sovrastimati. Parla dati alla mano il presidente della Fondazione Gimbe. Dopo 6 settimane consecutive di calo dei nuovi casi, dal 29 dicembre al 5 gennaio c'è stato un incremento del 26,7% dei nuovi positivi, a fronte inoltre di un'imponente riduzione dei tamponi, e i decessi sono aumentati del 3,6% rispetto alla settimana precedente. Nel weekend l'Italia torna a zona arancione, con chiusura di bar e ristoranti e divieto di spostamento fuori comune e tra regioni, disposizioni che non avrebbero però prodotto gli effetti sperati. In quanto a fronte dei risultati modesti in termini di flessione delle curve, i costi economici e sociali sono sproporzionati. Nelle ultime 24 ore, 18.020 nuovi contagi, il tasso di positività risale al 14,8%, 414 i decessi, che fanno oltrepassare la soglia delle 77.000 vittime dall'inizio della pandemia. Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a crescere anche la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia del 30% nelle terapie intensive, 5 in più rispetto a una settimana fa. In 9 regioni sono più del 36% i posti letto occupati negli altri reparti da pazienti Covid, come rileva l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.